Quindi io passo la parola a Flaminia Santarelli, chiedendo a lei la visione e l'ingaggio della direzione turismo in cui un po' ricade l'intero progetto. A te. Grazie, grazie a voi. È veramente questo è un progetto che col suo partenariato così ricco sia da un punto di vista delle istituzioni sia da un punto di vista delle rappresentatività che ne fanno parte, come ha sottolineato il ministro Franceschini, sta assumendo e ha assunto l'aspetto di un vero e proprio progetto paese. Ora, come Direzione Generale Turismo ci stiamo muovendo su naturalmente più fronti. E, per quello che riguarda un futuro che ci auguriamo possa al più presto poter riaprire le porte a un settore che in questo momento è così penalizzato, abbiamo una serie di sfide che ben si ripropongono nell'ambito dell'attuazione di questo progetto, anche attraverso alcune parole chiave che in questo momento, in questo periodo, ci caratterizzano un po' a tutti in maniera trasversale, che sono quelle della cautela e della sicurezza. Al di là di questo, diciamo che abbiamo innanzitutto la sfida di riposizionare la competitività turistica, direi non solo turistica, del nostro paese, e con particolare riguardo al momento per il mercato interno. I numeri di quest'estate, che ai noi è l'unica stagione turistica che ci possiamo al momento ricordare e mettere in evidenza, però ha dato degli input e degli aspetti positivi, soprattutto nei riguardi di un progetto come questo che stiamo portando avanti. Perché? Perché la sostenibilità dell'offerta, che è quella che sono andati a cercare i turisti, insieme a una capacità di comunicare la sicurezza dei luoghi, dei borghi, dei cammini e della montagna, hanno rappresentato proprio formule di un fare vacanza al di fuori degli standard e delle mete tradizionali. E questo è il nostro contesto, non è solo il nostro obiettivo. Ecco, sono queste le misure all'interno delle quali ci stiamo muovendo. Mi fa piacere in questa occasione ricordare il piano di promozione che abbiamo varato da poche settimane e che comporterà anche in questo caso un coinvolgimento. Stiamo parlando di coinvolgimenti territoriali da parte sia delle regioni con le quali ad esempio ci incontreremo domani per condividere quello che sono i temi identitari del nostro paese ai fini della promozione e dell'immagine dell'Italia. Quindi sarà un'operazione che faremo unitamente alle regioni, sia, e concludo, per sottolineare che all'interno del piano di promozione è stata prevista un coinvolgimento diretto per le associazioni, per i raggruppamenti come le reti d'impresa, i distretti, e approfitto perché so che in questa giornata, in questa mattinata, ci sono numerosi rappresentanti anche del mondo dell'associazionismo. L'obiettivo comune in questo caso sarà quello di rafforzarci, ossia di lavorare nei prossimissimi mesi per aprire a una innovatività più impattante e per arrivare anche in questo caso insieme alla riapertura del nostro comparto. E ti ringrazio. Grazie mille alla dottoressa Santarelli. Insomma, mi piace sottolineare, riprendere un paio di
i suoi passaggi, soprattutto sul confronto con le associazioni, no? Ripeto le parole del ministro, mi permetto, ha parlato di progetto paese per me, e mi riscalda il cuore sapere quanto tenga a questo progetto, significa uno, avere una visione strategica di questa operazione, la seconda sicuramente andare in condivisione, e non possiamo che condividere con le associazioni, con il mondo delle associazioni che sono poi la nervatura, sono diciamo le vene veramente portanti di questo progetto. Quindi ti ringrazio di questo e ringrazio nuovamente tutte le associazioni presenti che poi sentiremo.